Buonasera e benvenuti all'appuntamento numero 4 di Pallavolley, sesto anno. Buonasera ai miei ospiti. Comincio al femminile perché è giusto, mi sembra il minimo. Sara Gotti, giocatrice di assoluto spessore, opposto della Connetti.it, Teatina Chieti. Benvenuta Sara. Grazie, buonasera. Sì, Spero che ti sia già ambientata in Abruzzo. è facile ambientarsi in È Abruzzo. facile, bel complimento. Fa piacere anche per un abruzzese doc come Michele Simoni. Michele Simoni, che quest'anno è capitano della Seco Service Empire d'Ortona, centralone di 1,93. Al quanti anni che giochi? Tutti gli anni, tutti te li sei fatti gli 8 anni, vero? Di 8 A2? anni da due, sì, tutti quanti qui. Però da una vita, perché insomma, Da una sei vita, ho bello. fatto le giovanili, ho fatto tutto il percorso con la Sieco. Quindi quest'anno, visto che non c'è più Andrea, hai detto o lo faccio io il capitano o nessun O altro, nessun giusto? altro, mi Mi sembra sembrava chiaro. giusto. È un'imposizione dovuta. Ben rivisto a Luciano Ippoliti, giornalista del Messaggero, grande collega che ha una storia lunghissima, Grande, istituzionale della nostra grande. pallavolo e un po' Grazie, Sergio. di pari passo alla mia. Allora, benvenuto dunque a Luciano. Luciano, penso che tu sia soddisfatto di come stanno andando le cose in casa Impavida. Facciamo subito una battuta e poi, beh, insomma, per quanto riguarda la Teatina, tu segui anche la pallavolo femminile, Certo. diremo alcune cose insieme con la nostra Sara, alla quale chiedo subito, prima di far intervenire Luciano, come stai? Finalmente sto bene, forse abbiamo trovato la soluzione, non, sempre per scaramanzia, non si Certo, parla mai troppo. puoi toccare ferro. E no, dai, è una settimana che sto molto bene. Beh, questa è una bellissima notizia, invece in casa Impavida purtroppo le cose sono andate diversamente in queste ultime ore. Luciano, insomma, questa soddisfazione immediata dell'Impavida, capolista solitaria, credo che ci appartenga. A parole sì, nel senso che poi infatti sono loro che vanno in campo. Fa piacere. Prima del campionato, alla vigilia, nessuno, perlomeno io, non pensavo assolutamente. Magari si poteva La parte alta, ipotizzare certo. le prime quattro partite che si concretizzasse un po' il punteggio, quindi che si riuscisse a fare più punti, ma non avrei mai pensato che la Sieco stesse da sola in testa alla classifica con 11 punti, potevano essere 12, ma va benissimo così, so. Avrei messo una firma lunga da qui a Castellana Grotte per quanto riguarda. Discorso ovviamente la bellezza di questo risultato, quindi la soddisfazione, l'entusiasmo che c'è ad Ortona, della squadra, della società, tifosi eccetera, offuscata chiaramente dal malanno di Christoph Di questo Marx. parleremo dopo. Intanto Dino ci ha già mostrato la classifica orgogliosamente, perché chiaramente anche i Certo. nostri tecnici partecipano ai successi delle squadre abruzzesi. Un flash anche per te. Lui ha detto ci avrei messo la firma. Tu ci avresti messa la firma Sì, importante ce l'avrei perché è messa, è un capitano. importante perché noi pensavamo di poter far bene, però non pensavamo di arrivare a fare 11 punti in 4 partite. Certo. Adesso le cose ci stanno girando bene e dobbiamo continuare su Continuare. questa strada. Per quanto riguarda te, la domanda te l'ho fatta, però soddisfatta al 50%, al 70% dei primi risultati, due vittorie e due sconfitte, però anche un calendario impietoso. Sì, diciamo che il Dei problemi logistici calendario parleremo dopo. dopo. Diciamo che il calendario non ci ha aiutato, non è ovviamente un alibi. E siamo comunque un gruppo giovane, un gruppo nuovo e ho visto comunque una crescita in queste quattro partite. Ho iniziato un po' malino, poi già l'ultima si è visto qualcosa di buono, soprattutto a livello caratteriale. Se poi riusciamo a togliere un po' quegli errori stupidi, passami il termine, dati dal fatto No, appunto è della proprio così. Certo, giovane età, dal fatto che siamo un gruppo nuovo, possiamo fare molto bene. dovrete fare molto bene, dovete e dovrete. Allora, intanto c'è una dedica, è il caso di dire che la graziosa allieva Federica ha superato il gentile papà Giacomo, cioè il maestro. Anche impacchettare bene, per chi commercia è un'arte, un caro saluto ai due nostri amici, staff compreso, dal sorriso facile. Bene, repliche della nostra trasmissione Pallavolley il venerdì alle ore 13 su Rete 8 Sport, cioè questo canale, su Telemare, canale 113, il giovedì alle ore 18, il venerdì alle 20:30, sull'A.tv
canale 274 il giovedì alle 14. Tutte le puntate comunque su Rete 8 Tube vengono caricate dal nostro Andrea Di Fabio, ma anche sul sito della FIPAV Abruzzo. Basta andare lì, c'è un bel lotto, cliccare lì e ci sono tutte le nostre puntate. Invece le gare della tua Sieco, della nostra Sieco Service in Paio di Ortona, vanno in onda ogni lunedì. Possiamo anche accorciare i tempi, anziché 16:15, anche alle 16, qualche minuto prima, un'ampia sintesi, la stessa sera, il lunedì appunto alle 22:30 su Telemare, la partita integrale. Però c'è anche una replica su Rete 8 Sport alle 13:30 del venerdì, anche se in grafica adesso non c'è. Dino, ripartiamo dai titoli, ce ne sono due soltanto, però piuttosto, come si dice, intensi. Partiamo naturalmente, inevitabilmente, da quello che avete fatto a Castellana, perché si è come donare un punto, perché tanto è stato. Beh, ma poi prenderne due, va bene, ti sta bene, va è bene, così. Giusto. La prossima è dedicata a te, caro capitano. Simoni, va bene così, un capitano sempre più sicuro, è diventato forte pure a Muro. Noi sappiamo perché, ne discuteremo fra un po'. Per quanto riguarda la nostra ospite, Nero Verde, Teatina, 3 punti d'oro come Lingotti. Va bene così, Lingotti d'oro, e Gotti è naturalmente il tuo cognome. Va bene, allora partiamo un attimo proprio da te, perché il suo percorso l'abbiamo già riassunto, riepilogato e soprattutto concentrato in una battuta, perché è stato sempre e solo la Sieco Service in Pavia Ortona. Sai, quei fedelissimi, no? Che si radicano lì, ma anche un po' per pigrizia, ma no, io non voglio andare. Chi me lo fa fa? Neo papà, meglio di così, ma due ci stai, dentro casa ci stai. Salutiamo intanto il tuo bambino. Piccola Vittoria. Piccola, giusto, è Vittoria. Vittoria, è vero, ieri, vero, l'altro Vittoria. Ieri ha fatto 3 mesi. E tua moglie, salutala. Sì, Giulia. Saluta. Un abbraccio a Giulia. Beh, bisogna forzare le cose un po' così. Va bene, allora Vittoria e Giulia. Vittoria, quindi, sì, ha ispirato questo inizio di campionato. Per quanto riguarda te, Sara, un po' riepilogaci la tua carriera, il tuo curriculum, il tuo percorso. Allora, ho iniziato alla FAV Pedretti, Bergamo, le giovanili. Perché sei bergamasca, esatto. Della provincia di Bergamo, Zogno, mi hai detto. A Zogno, sì, sono nata lì. E in mezzo alle montagne, ci stavi dicendo prima. In mezzo al verde, sì. Che bello, che bello, vabbè. Poi mi sono spostata in Trentino l'anno dopo, per due anni consecutivi a Rovereto. Poi sono ritornata a Bergamo per 3 anni a Trescore Balneario, a Brembo, e gli ultimi 3 anni li ho fatti a Brescia, a Spitaletto. Campionati di, sempre di alto livello, immagino, comunque tra quali tra B2 categorie? Tra B2 e B1, gli ultimi 3 anni a Spitaletto in B1. Bene, abbiamo chiesto all'inizio come sta, perché chi non ne fosse informato ha avuto un problema, un piede che le ha impedito tra l'altro di giocare la prima, la seconda e metà e poi, della terza. Sì. Sì, metà, sì, hai giocato un po' anche contro l'Altino, ma insomma si vedeva che eri ancora titubante. La partita integrale l'hai fatta invece contro l'Arzano, battuto per 3-1. Di questo incontro parleremo dopo. Luciano, una bella soddisfazione avere 3 squadre in B1 al femminile. Porca miseria. Il povero Abruzzo che insomma, infatti, non ricorda stata, non so da quanto tempo. Sempre è stata una regione Cenerentola, no? Per quello, sì, che riguarda, sì, il discorso centro-sud, con le Marche, e la Puglia e il Lazio, noi eravamo sempre considerati appunto gli ultimi della classe. Adesso invece il movimento femminile è molto molto cresciuto negli ultimi 4-5 anni, a differenza del maschile, perché il fatto che ci sia la Sieco va benissimo, ma dietro la Sieco c'è comunque il deserto, cioè questo è giusto dirlo, mentre a livello femminile invece non è così, ci sono parecchie società buone che stanno facendo dell'ottima programmazione. E i risultati comunque si stanno vedendo. Tu hai detto c'è il deserto, io se fossi di Pineto di Pagliete direi beh, ci siamo anche noi, però va detto che purtroppo tra la B e la 2 c'è questo cuscinetto della 3. Ma non è il discorso, Sergio, non è il discorso 3. Di fare la squadra, cioè il discorso che ripeto da 20 anni a questa parte è che i settori giovanili a livello maschile, certo, sono quelli che sono. È vero. Cioè noi ci diciamo sì, la squadra ha vinto il titolo regionale, nel momento in cui metti fuori i piedi e vai a San Benedetto, quindi nelle Marche, località più vicina, prendi le botte, perché ovviamente non c'è quel discorso di lavorare in una certa maniera come per esempio si fa a livello femminile, che adesso stanno trovando delle soluzioni diverse e sicuramente migliori di quello che ha il settore maschile. Quindi questa crescita anche a livello dei risultati non è casuale, e non è casuale neanche il fatto che ci siano
molte più squadre femminili a livello regionale. Tu che segui ovviamente anche in campionati, diciamo in Serie C maschili, come no? Guarda quanti ne sono. Cioè, 10 contro 14, appunto. Soltanto in Serie C, per non parlare. Ma per radunare quelle 10 di Serie C maschile, comunque fai i salti mortali. Devi andare anche in Molise, tra l'altro. Esatto. Cioè, quindi termine, questo che vuol dire che mancano allenatori che lavorano in una certa maniera, ma questo è un discorso che ormai è ripetitivo da 20 anni, quindi è sempre quello. Bene, a proposito di allenatori, stiamo aspettando un po' notizie da Orsogna, dove non c'è più Andrea Darielli, che si è dimesso sì. Per 100 motivi messi insieme, non li stiamo a raccontare qui. Comunque si va cercando un allenatore esterno alla nostra regione, può darsi pure che in queste ore sia già stato così contattato e contrattualizzato, in questo momento ci sfugge. Ma come il discorso loro di Chieti, Chieti con tutto il rispetto per Alceo Esposito, ma ha avuto il salto di qualità nel momento in cui hanno trovato una persona esterna a quello che è il discorso, perché ci sono delle competenze diverse, perché c'è una professionalità probabilmente diversa. E i risultati si vedono, cioè c'è poco da fare. Sara, conoscevi il mister Nibbio? Ah sì, ci ho giocato contro molte volte al nord, però non ho mai avuto il piacere di essere allenata da lui. Ti trovi bene? Molto. Sia a livello tecnico, sia, e non me l'aspettavo, a livello personale, cioè si scherza tanto. Lo dici in palestra per confermare il posto titolare? O perché? No, andiamo sul sicuro perché non ci sono altri opposti, solo per quella. Avete dovuto adattare la Culiani, la capitana. Esatto, è stata tra l'altro bravissima, non è facile adattarsi. E comunque mi trovo molto bene con Giorgio. Allora, rivediamo intanto il quadro dei risultati della quarta giornata di Serie A maschile, con il successo della Seco Service in Padova d'Ortona, 3-2, una partita quasi rocambolesca, possiamo definirla così, sul campo del Mater Domini Castellana Grotte, un piccolo centro con Castellana, due squadre di Serie A. Luciano, questo me lo devono ancora spiegare, comunque, vabbè, Mondovì Calci 2-3. Scusami Sergio, se ti interrompo, ma che a livello giovanile comunque è fortissimo. Certo. Quindi questo che vuol dire? Che sul territorio si lavora. Certamente. Ti aggancio a quello che dicevi prima. Bergamo, la tua Bergamo, quasi Bergamo, Siena, prossimo avversario, tra l'altro il Bergamo proprio della Sieco, domenica 17, ma ne parleremo. Il Siena va a vincere sul campo del Bergamo per 3-1, e la Sieco vince 3-2 con i parziali 26-28, 20-25, state vincendo 2-0, 25-23, siete riusciti a perdere questo set, 25-19 e infine 15-12, nettamente il quinto e ultimo set. Cantù, Castellana Grotte, l'altra squadra, BCC, non mi ricordo come si chiami, BCC, 0-3, Santa Croce, Reggio Emilia 3-0, Lago Negro, Brescia 0-3. Sieco 11 punti al comando, l'abbiamo visto prima e lo rivediamo con molto piacere. Ecco, questo, facciamo un manifesto ufficiale, definitivo, non tappezziamo il nostro studio, così in ogni caso a ricordo di questa parentesi. Brescia 10 punti, Santa Croce 9, Siena e Calci 8 punti, 6 Castellana Grotte, Reggio Emilia, 5 Bergamo, Mater Domini 4, Lago Negro 3, Cantù e Mondovì un punto, primo punto anche per il Mondovì. Allora, ripartiamo da questa partita, caro Michele, io un po' ci ho scherzato anche con il titolo, avete regalato un punto, vabbè, succede anche questo nel mondo di questo sport particolare. Eravate in vantaggio, se ricordo bene, 22-17 a un certo punto, giusto? Sì. Poi che cosa è successo? Blackout tipico? No, 23-19, con la battuta, 19, con la battuta a Menicali. Sì, diciamo che... Non ci ho dormito la notte. 13-19. 23-19, battuta a Menicali. Ah, 23-19, sì, scusa, non avevo capito. In queste partite ci è capitato un po' troppo spesso magari di pensare di aver finito la partita a qualche punto prima e puntualmente e giustamente le squadre dall'altra parte poi ci puniscono, perché è successo, mi pare, in casa con Mondovì, che eravamo andati 2-0 e abbiamo perso il terzo senza motivo male. Poi è risuccesso con Cantù, è successo anche a Castellana. E magari è un calo di attenzione il nostro, che sicuramente dobbiamo migliorare, però devo dire che poi giocare fuori casa non è mai facile. Devo dire che è andato in battuta a Cazzaniga sul 23-20, ha fatto 5
5 battute di un altissimo livello. Sì, dai 20 punti un quarto ha a che fare con gli ace, 5 ace. Esatto. Li ha fatti tutti lui. Esatto. Però quasi ci può stare, ti ripeto, comunque fuori casa non è così scontato, bisogna tenere l'attenzione alta fino alla fine, è cosa che dobbiamo metterci in testa di fare, perché abbiamo perso un punto e ti dirò, quasi ne abbiamo guadagnati due, perché poi perdere così il terzo set... Sì, avete rischiato anche di perdere la partita. Sì, perché siamo rientrati in campo... Questo è un elemento positivo, però, questo sì, va detto. Sì. Girare al tie break non è facile con quella... quella peso voglia, addosso sì. Che causato da quei due set persi consecutivamente, tra l'altro il quarto in maniera netta perché non siete riusciti a riprenderli per niente, anche se poi avete chiuso al 19. Però di buono c'è il fatto del tie break, c'è anche la rimonta del primo set, questo va sottolineato, non ce ne scordiamo, stavate perdendo diciamo nettamente, sì, nettamente insomma, 3-4 punti, 16 a 13 mi ricordo così, per poi ribaltare 19-21 e chiudere 26-28. Sì, è vero. Questo è un dato positivo. Ma il nostro gioco in questo momento va bene, giochiamo veramente bene, non c'è un'individualità che dici se non va bene lui noi perdiamo, noi abbiamo dimostrato anche senza Bebop di vincere a Castellana Grotte. Traduci, Bebop chi è? Marx, giustamente io lo chiamo. E quindi ti dico, noi abbiamo veramente un gran bel gioco e questo è per questo che stiamo vincendo le partite, non per altro. Beh, anche perché c'è un Simone in forma, come dicevamo prima, Luciano sta facendo veramente molto bene. Allora, è il miglior inizio di campionato, ma finora la miglior stagione da quando conosco Michele, quindi sono tanti anni. È vero, a livello sono d'accordo. Sono d'accordo. Come si diceva prima, scherzando, ma non troppo, che ha imparato anche a fare il muro. Quindi vuol dire... voleva quella battuta, vero? Sì. Perché proprio qua ha detto un anno fa: devo migliorare a muro. Consapevolezza del ruolo, ma soprattutto è molto maturato. Quindi il matrimonio e la nascita di Vittoria ha contribuito a matrimonio futuro. Maturità. Quella diceva la figlia, dice sempre io Vittoria vincito pure, ma lo vedo molto coinvolto, cioè poi il fatto di essere il capitano, quindi è un Simone diverso, nel senso che è coinvolgente, prima stava un pochino più sulle sue, eccetera, adesso si prende la responsabilità di tenere il gruppo, di andare al compagno che magari ha sbagliato, cioè devo dirti che a livello altissimo. Responsabilità di prendermi un muro sul 24-23 per noi. Certo. È vero. Vabbè, succede, vuol dire fa parte del gioco. Sto però, scherzando, vi ringrazio. È stato però bravo anche l'avversario. Però chiaramente è un fatto di... Cioè, è un giocatore nuovo, ecco. Pienamente d'accordo, piena maturità totale, grazie alla famiglia, perché le responsabilità familiari poi si trasferiscono, si trasmettono anche altrove nella vita. No, ma è così. Ti fa crescere all'improvviso, anche in fretta. Una domanda curiosa che voglio fare a te, Luciano. Come si giustifica una costante performance di alto livello, o comunque di più che buon livello, di giocatori che hanno quasi 40 anni o oltre 40 anni? Si parlava prima a microfono spento di un certo Alberto Cisola, che verrà tra l'altro Ortona nel mese di dicembre perché gioca ancora col suo Brescia, ma Cazzaniga poco fa, quarantenne, esatti, lo stesso Fiore che ha realizzato 16 punti con 5 muri vincenti, anche lui. Come si spiega tutto questo? Perché la pallavolo intanto non è uno sport di contatto. Quindi la sua longevità è anche giustificabile. È giustificabile con quello. E poi ci sono questi atleti che nella maturità di essere stati capaci di sapersi gestire nel corso del tempo. Io ricordo adesso Alessandro Fei ha smesso, cioè sta ancora giocando e sta giocando in Superlega e c'ha 41 anni. Ma ci sono tanti esempi di giocatori che hanno continuato ad esprimersi ad alti livelli pur in età che negli altri sport se lo sognano. È proprio il discorso proprio di essere capaci di mantenere e di pensare in primis a fare l'atleta. Questo è fondamentale. Sara, che ne pensi di quello che ha espresso il mio collega del Messaggero? Sì, sono d'accordo, nel senso che... se tu comunque mantieni uno stile di vita, sei sempre serio e sei professionale, alla fine puoi arrivare tranquillamente a 40 anni e giocare con gente di 20 e insegnargli molto. Adesso in campo femminile la Piccinini ha smesso quest'anno, quindi voglio dire, cioè, lasciando con una Champions League vinta, quindi
Tu pensi al tuo futuro anche in questa ottica, oppure dici no, io arrivato a 30 smetto? Ci hai mai pensato? No, allora non mi piace fare programmi a lungo termine perché poi so che non ci azzecco mai. vediamo, a me piace comunque giocare, penso di essere comunque abbastanza professionale, quindi finché riesco a farlo sicuramente lo farò. Se poi subentreranno altre motivazioni, vedrò un attimo cosa fare, però non mi faccio troppi programmi. La prima volta che scendi al sud, esatto? Appunto, a 27 anni è la prima volta che faccio la professionista, tra virgolette, perché prima ho sempre lavorato e giocato, poi per vari motivi quest'anno ho deciso di fare questa scelta. Questa è un'esperienza nuova. Sì, assolutamente. È bello il sud, il centro-sud, ti piace? Sì. Cos'hai di più o di diverso rispetto alle tue parti? Ma di diverso sicuramente qua sono molto, molto più aperti, sì, sono... Ah, più aperti? Sì, nel senso che anche solo a fare la spesa, c'è cioè il commesso molto più simpatico, ti fa il sorriso, ti fa la battuta, sì, cosa sì, che su è difficile, freddo, è difficile trovare, sì, no, sto molto bene, ho avuto una bella esperienza. Nel tuo caso però è facile, vedo una bella ragazza, è chiaro che la battuta, come direbbe qualcuno, nasce spontanea. Concordo. Stiamo parlando di giocatori attempati, proprio a proposito del Matteo Domini, che è anche patriarca, che io qui non, certo. Cioè, non è stata la migliore partita, no. Del bravissimo Stefano di Agnone, però insomma c'è anche lui che 35, 34, 5 anni ce l'ha sicuro. Fiore 16 punti con 5 muri, Cazzaniga 20 punti con 5 ace, ma anche Rosso 17 punti, altro giocatore. Sì, ma stiamo parlando di giocatori che hanno calcato il Taraflet di A1, cioè, quindi esatto. Cioè, è gente che continua a fare la differenza perché la loro esperienza, la loro capacità di variare i colpi, la loro intelligenza tattica, perciò possono giocare in A2, ovviamente. Perché? Perché portano dietro quel bagaglio tecnico che serve tantissimo in questo campionato, che comunque no. È di alto livello, perché come parlando con Nunzio qualche giorno fa, Nunzio Lange, appunto il tecnico loro della Sieco, mi diceva che la 2 di quest'anno è tra i primi 7-8 campionati in Europa. Ah. Ma basta scorrere la lista dei nomi come livello. Per cui cioè, trovarsi la squadra di Ortona prima in classifica, insomma. È un motivo assolutamente di orgoglio. Allora, Menicali 8 punti con un 55% in attacco rilevante, con 2 muri vincenti, ha giocato anche a Starita per un tratto quando la squadra è un po' in difficoltà con 2 punti, Max solo 3, ma poi ne parleremo. Toscani continua ad andare molto bene, anche un inizio esplosivo di Alessandro che continua a raggiungere percentuali. Il fatto di essere adesso, di avere vicino Giuseppe Ottaviani, sì, è vero, che il campionato fino adesso è strepitoso, e Matteo Bertoli lo ha tranquillizzato molto. Quelle pause che lui si prendeva e quegli errori, Michele mi testimone, che faceva nel finire dei set, sempre, sistematicamente l'anno scorso, ti ricordi quante volte è capitato? Cioè. Adesso non li fa più, quindi è una crescita sua, bravo, bravo Alessandro e Toscanello, e complimenti perché... Ma poi È un libero molto molto cresciuto. Sì, ragazzo serio, maturo, sì, ha gran voglia di fare. 75-53 sono le 6 percentuali. Prima della pubblicità, Pedro hanno un punto, Ottaviani 26, straordinario. Il campionato di Giuseppe è stato qua l'altra settimana. 62-41 ricezione, già dice tanto, ma un 64% in attacco con 25 attacchi vincenti su 39, ed è tutto dire. Forma strepitosa, determinante nei momenti delicati del match, compreso il tie break, e anche un muro vincente. 12 punti Bergoli, non male in attacco con un 48%, 2 muri vincenti, ecco qua c'è anche lo scatto, ve lo facciamo vedere, questa è una novità che abbiamo inserito, devo ringraziare in regia di Rodangio, ci ha pensato lui e non io, bravo Dino. Così insomma chi sa, chi conosce queste cose qui, non vero Sara, gli esperti addetti ai lavori sanno che cosa devono guardare. Certo non è facile perché i numeri si rimpiccioliscono, però insomma chi sa dove guardare va subito al posto mirato. In ricezione invece Bertoli non è stato impeccabile, comunque le percentuali le lasciamo. Per quanto riguarda la situazione di Marx con i suoi 3 punti, quello che hai fatto tu e quello che ha fatto il sostituto di Marx in corso d'opera, cioè Cardelli, parleremo subito dopo la pubblicità. Dario Carelli, al quale facciamo tutti e 4 gli auguri se ci sta ascoltando dalla sua Vitonto, perché così nel barese eccetera.
Oggi compie 30 anni esatti e li ha festeggiati in modo splendido, tirando fuori, sfoderando una partita eccellente per quanto riguarda soprattutto il suo percorso precedente, che ha visto soltanto la B come lettera, quindi giocare in A2 a quei livelli sostituendo un certo Marx, credo che possa essere ampiamente soddisfatto e felice di aver festeggiato così i suoi 30 anni e i suoi esordi. Pubblicità. Bene, riprendiamo allora in diretta. Si diceva delle tue percentuali, due cifre soltanto che parlano chiaro: al di là dei 14 punti, che per un centrale non sono pochi, giusto Luciano? 67% tantissimo. In attacco, 6 muri vincenti. È successo, una volta, capitano, una volta doveva capitare, è successo in questa partita. Avete fatto un patto d'acciaio tu e Menicali per non far giocare Sesto, diciamo la verità. No, eh? Io glielo dico sempre, ho incontrato sì? No, glielo ho ridetto un'altra volta. No, dico no, questi no. Qua. Sesto si allena sempre. No, andiamo d'accordo, quindi siamo tranquilli. Poi chi si merita di giocare, gioca. In questo momento io e Michael stiamo andando bene, ma lui, Nicola, non. Prima o poi nella corsa ti metterà uno sgambetto. No, assolutamente. Tanto c'è tempo e ci avrà modo di giocare e di dimostrare che anche lui sa stare in campo, insomma. Beh, ovviamente centrali così quest'anno. Infatti sono tutti pungolati a dare il meglio di se stessi. Poi tutte e tre di alto livello. Di alto livello, per cui chiaramente ci sarà poi tempo e spazio per Nicola Sesto di dare il suo contributo. Ovviamente in questo momento loro vivono una situazione di eccellenza, per cui tra Michele e Michael stanno facendo veramente sfracelli. Nota dolente, Marx. Notatamente non perché non sia un giocatore che abbiamo tante volte definito veramente molto molto bravo, straordinario e di prospettive altrettanto straordinarie. Purtroppo si fa male nel primo set, esce e riporta dolori alla schiena e le ultime notizie, Luciano, possiamo aggiornare insieme la questione, hanno a che fare con tutti i controlli vari, inevitabili. Sì, credo che tra oggi e domani, adesso non so... debba sostenere l'esame della risonanza magnetica per capire certo. L'entità del danno, ovviamente domenica è praticamente inutilizzabile, praticamente certa la sua assenza, solo che bisognerà vedere, perché lui non è la prima volta che ha di queste problematiche, e una volta ha avuto l'anca, un'altra volta ha avuto altri problemi fisici. Peccato, perché quest'anno lui era arrivato ad Ortona molto prima, diciamo, di iniziare la preparazione, proprio per essere al massimo e quindi di riprendere quello che aveva perso la scorsa stagione. E la prima parte, con tutto il precampionato eccetera, è andato bene, però adesso è un punto interrogativo, cioè nel senso che bisognerà anche probabilmente guardarsi intorno, certo. E capire se c'è qualcuno in giro, esatto. Beh, io credo che la società ci stia pensando seriamente, sta pensando, è chiaro che se non si può fare affidamento pieno sul bravissimo Marx, e ce ne duole veramente un po' il cuore a tutti, perché ragazzi 22 anni, per cui bravissimo, tra l'altro con prospettive elevatissime, credo che sia d'accordo anche tu. Assolutamente, ma io credo è anche che un bravo ragazzo, bravissimo, sì, sì. Bravissimo, però io penso che adesso spero che sia un semplice mal di schiena, un colpo della strega, e tra una settimana si risolve. Non credo che la società stia già pensando di, perché effettivamente no, il mal di schiena, aspettando intanto il responso della risonanza, cioè esatto. Dei controlli, quindi, poi deciderà. Si vedrà. Poi mi dispiace tantissimo, perché lui poverino ogni anno ha dei problemi, sì. Lui ha molta voglia di esplodere perché è talentuosissimo e ogni volta mi dico che è di categoria superiore, se mi si deve allenare poco, esatto, si deve allenare poco e quindi purtroppo non riesce a esprimersi al massimo, quindi mi dispiace, perché poi quando ci parli lo vedi che è triste, è sconsolato. Certo, aveva ripreso con speriamo molto entusiasmo anche al raduno, così aveva, si capiva che era cambiato anche l'atteggiamento. Ci teneva a tornare ad Ortona per far vedere le sue qualità.
Diciamocela tutta, anche come società non è che sia molto fortunata con i giocatori. No, soprattutto con gli opposti, se tu vedi un opposto, forse solo Buchegger. Forse solo Buchegger mi pare vero, che non avrebbe un infortunio. Ma se no tutti sono passati. Forse sì, sì, per il cuore, Buchegger pure. Sì, ah sì, no, è vero. Quindi tutti, Paoletti, Mikhailovic. È il momento chiave, tra l'altro, del campionato. Esatto. Poi però, per fortuna, almeno questo, consolatorio l'ingresso di Dario Carelli, che mi ha detto poco fa, 13 punti, 43% in attacco, un muro vincente, e poi l'arte del mancino, perché quando c'è un mancino ti mette veramente in difficoltà, l'ha detto anche il cronista correttamente di Castellana, che è anche molto simpatico. Allora, Michele, che ne pensi tu di questo ragazzo? Voglio sentire anche Luciano. Dario è fantastico, un ragazzo d'oro, proprio un lavoratore, si allena sempre a 2000, non ha mai preteso nulla da nessuno, dalla società, dai compagni, e ogni volta che ha dovuto giocare nelle amichevoli, perché magari Bibob non si sentiva, e ha dato il suo contributo, ha fatto più di quello che ci aspettavamo, e infatti siamo tranquilli e soddisfatti che Bibob può tranquillamente recuperare, perché siamo copertissimi sul suo ruolo. Lui ha giocato, abbiamo detto, in Serie B, viene da Andria, un campionato di Andria, sempre tra B1 e B2, Bari, Potenza, 5 Frondi, quarto anche in Sardegna, ha girato un po' tanto sud, ma anche Atri, non so se avete visto questo, un anno in B2 ad Atri, quindi un approccio abruzzese c'è stato, probabilmente di passaggio qualche stagione fa. Queste sono un po' le caratteristiche di questo mancino, prezioso proprio perché ha questa ulteriore caratteristica. Speriamo che si ripeta già contro il Bergamo. Luciano, il tuo parere su questo? Ma come ragazzo? Dicevo, non posso confermare le parole, personalità, le parole di Michele. Sa stare in campo. La dote, che parlando con Nunzio, appunto con Nunzio Lanci, mi diceva proprio questo, che l'avevano scelto proprio perché è un ragazzo molto umile, molto determinato e tenace. Mi dice che a volte lo deve mandare via dal campo perché non vuole mai smettere di allenarsi, per cui questa la dice lunga su quello che è la sua voglia di migliorarsi e di entrare sempre più nella parte. Lui c'è, ecco, questo è importante, quindi mi fa molto piacere perché è veramente un bravissimo ragazzo. Ma sì, ma poi tutte le amichevoli che ha giocato, ha fatto delle partite clamorose. Sì, tanto è stato clamorose. Anche utilizzato ha fatto un punto nel momento in cui è entrato, non mi ricordo se era contro... A Muro. Sì, il momento del set. È il suo esordio, esordio ufficiale. Esordio con Muro. Passiamo un attimo alla Serie B maschile, per la quarta giornata, con la formazione del Paglieta, che viene sconfitta dal Bari, che è una delle candidate a vincere questo campionato, per 0-3, con i parziali però combattuti il secondo e il terzo, il primo a 16, il secondo a 20, il terzo a 21. Il Brutale Pineto va a vincere, quindi in trasferta va meglio, sul campo dell'Andria per 3-2, 24-26, 25-20, 29-31, 27-25, combattutissimi set, e poi anche l'ultimo 16-18, quindi è una partita che è durata quasi 3 ore, seconda vittoria consecutiva in trasferta al tiebreak. Per quanto riguarda gli altri risultati, Loreto Terni 3-0, Gioia del Colle Lucera 0-3, ancora Turi 3-0, 0-3 tra Foligno e Macerata, il Polonia. Ha riposato l'Osimo, che ha una gara in meno insieme con Terni, Loreto e Bari. Questa è la classifica. Loreto, che però, come abbiamo detto, una partita in meno, quindi potrebbe stare a punteggio pieno. Osimo 9 punti, stesso discorso del Loreto, ancora tutte e tre le marchigiane, quota 9 a 8 l'altra marchigiana in Macerata, 7 il nostro Blue Italy Pineto insieme con l'Andria, il Bari 6 punti, 5 punti il Turi, 4 il Lucera, 3 Paglieta e Gioia del Colle, 2 punti Foligno, 0 punti il Terni. Per quanto riguarda la squadra del Press Abbondanza, l'Andria ha realizzato 27 punti con 7, giustamente per fare rima, 7-27 punti, Bortoletto 20. Per quanto concerne invece la formazione abruzzese, è un punto di Miscio, Porcinari 6 punti, Picardo 9, De Fabrizis 16, Di Meo 11, Malual 5 punti, Scuffia continua ad andare oltre i 30, 33 punti, niente male l'opposto mancino. Il Paglieta 0-3 con Zaccagnini 8 punti e un muro vincente, capitano Nico Tatasciore 16 punti con un S e un muro vincente, un punto anche Andrea Lanci, lo conosci?
Vagamente. Berardi, tre punti, lo conosci? Di vista. Di vista. Con un muro vincente, il bravo Simone. Cipollone 5 con un muro vincente, due muri vincenti e un punto in attacco di Di Fulvio. Picciano, anche lui, la parrocchia ortonese, tre punti, un muro vincente. Complessivamente un ace vincente, sette muri vincente per la squadra del prof De Angelis. Adesso passiamo al tuo campionato, alla B1 femminile, e guardiamo un po' che cosa è accaduto nel girone di quarta giornata. Anche qui Aragona Altino Tenaglia 3-0, non c'è stata partita, una partita chiaramente difficile, ne sai qualche cosa anche tu, ne sapete voi qualcosa sul campo dell'Aragona, che è la squadra che dovrebbe essere leader sulla carta fino alla fine. A 18, 14 e 16 i tre parziali, Torrese Isernia 3-1, Connetti.it Teatina Chieti Arzano 3-1, 29-27, 25-19, poi avete anche voi buttato un po' come l'Ortona il terzo set, sorridi tanto non ti vedono in questo momento, 23-25, 25-10, poi l'ultimo avete giocato praticamente soltanto voi. Castellana Grotte Orsogna 3-1, è una settimana molto travagliata proprio da quello che è accaduto con Danieli, con le sue dimissioni. 16-25 vinceva l'Orsogna il primo set e poi ha perso a 15-20-23, quindi lottando anche nelle ultime due frazioni. Santeria Modica 1-3, Cerignola Santa Teresa di Riva 3-1, ha riposato il Palmi, che è una partita in meno insieme con Santeria Modica e Castellana Grotte. E per quanto riguarda le altre, ecco, ci sono naturalmente quattro squadre che hanno già riposato. Aragona e Cerignola, che non molla, 12 punti a punteggio pieno, Altino Tenaglia 8 punti, Connetti.it Teatina Chieti 6 insieme con Santa Teresa di Riva, Castellana Grotte e Torrese, a 4 Arzano e Modica, 3 punti per l'Orsogna e l'Isernia, 2 punti per il Sant'Elia, 0 punti per il Palmi. Per quanto riguarda Aragona Altino, abbiamo detto già dei parziali. Aricò, l'Aricò sai bene chi è, una giocatrice molto forte, 21 punti per lei. Per le nostre abruzzesi, Modestino 5, Meniconi 7, Spicocchi 4, Cipriani 1 punto, Ricci 2, Lupidi 8, Di Diego 1 punto. L'Orsogna ha perso 3-1, abbiamo già detto i parziali, bene la Dorigatti, continua ad essere un libero di assoluta qualità, 62-41 sono le percentuali, Bossi 1 punto, Santin 5, Luigi 1 punto, Montichiarini 14 con 2 esse e 4 muri vincenti, Camilla Orazzi 16 punti, la Romani 13, Malovic 6 punti, 1 esse e un muro vincente. Complessivamente Rossogna con 3 esse, 5 muri vincenti, 51-31 in difesa, 32 la percentuale in attacco. Il Castellana Grotte da segnalare, 9 muri vincenti, 7 esse e poi la Loddo che ha realizzato una bellezza di 23 punti. Allora adesso ascoltiamo, prima di vedere un po', di analizzare la partita con te, la nostra brava Luisiana Di Federico, a fine gara ha fatto due interviste al vostro mister e alla tua collega Sofia Spadoni. Ascoltiamo Luisiana. Abbiamo qui l'allenatore della Connetti.it Chieti, Giorgio Nibbio, una vittoria strappata, devo dire, con grande merito. Sì, sì, finalmente dopo un mese e mezzo riusciamo a giocare con la formazione che abbiamo costruito quest'estate con Sara Opposto e quindi il primo partito ufficiale del rientro. Sono contento perché abbiamo sofferto, ma comunque abbiamo portato a casa una buona vittoria contro una buona squadra, perché comunque loro vengono da buoni. Secondi in classifica lo scorso anno e quinti quest'anno. Infatti noi il calendario non ci ha aiutato, però noi in casa adesso abbiamo fatto il nostro dovere, adesso abbiamo la possibilità di riposare un attimo e lavorare a mettere a posto ancora di più la squadra, quindi buonissimo il risultato. Ma un'analisi dal punto di vista tecnico rispetto per esempio alla precedente partita? Beh, secondo me siamo migliorati tantissimo a muro difesa e poi siamo stati molto più bravi oggi, secondo me, nelle palle di contrattacco. E quindi bene, abbiamo avuto un calo il terzo set, e la partenza ci sta perché un pochettino veniamo ancora dagli primi due andati molto bene, comunque terzo discendente e poi crescita nuova, no? Sì, dopo il quarto l'abbiamo dominato, quindi va bene così, dai. Diciamo che comunque c'è anche una maggiore chimica da parte delle giocatrici, si vede che comunque l'affiatamento sta crescendo alla quarta di campionato, no? Infatti ci vuole tempo, ci vuole pazienza di lavoro e questo lo chiediamo e i risultati arriveranno. Soprattutto diciamo che il Palatricale porta fortuna perché è la seconda vittoria in casa sulla quarta partita. Io lo dico, in casa non deve vincere nessuno.
Abbiamo qui una grande schiacciatrice, una ragazza che oggi ha fatto la differenza, la nostra Spadoni della Connetti.it Chieti. Cosa ci dici su questa partita? Ma è stata una partita comunque difficile, non bisogna mai abbassare l'attenzione perché comunque sono squadre che difendono la morte e infatti cioè, il gioco noi attaccavamo e loro difendevano continuamente, quindi è una partita che siamo state brave in muro difesa soprattutto. Però anche loro sono comunque una bella squadra. E poi tu sei stata anche molto brava con i fast, diciamolo. Sì, dai, sono sempre, dico sempre che si può sempre migliorare, che posso ancora fare meglio, dai. Siamo alla quarta di campionato. Infatti. The show must go. Sì, hai ragione. Complimenti. Grazie mille, grazie. Bene, miglioramenti sicuramente ci sono stati, però dovete crescere ancora tanto. Sì. Molti dicono non è questa la migliore Teatina, la vedremo col tempo. Sì, assolutamente. Cioè noi singolarmente siamo molto forti, quest'anno penso proprio che non abbiamo nessun buco all'interno nei ruoli. Dobbiamo trovare la giusta amalgama, sicuramente aver perso contro Altino domenica scorsa c'è un po' sorpresa, tra virgolette, nel senso che non siamo... Se ne è spogliatoio. Sì. Sì, perché comunque ti scoccia non riuscire ad esprimere il tuo gioco, non far vedere quello che sai fare. E secondo me questo un po' l'abbiamo messo in campo sabato perché avevamo fame di ritornare a vincere, avevamo bisogno. Di avere un'altra... Sì, il primo set infatti siamo partiti un po' tirate, poi ci siamo sciolte, è andata bene, dai. Sì, il primo set avete rischiato di perderlo, addirittura 18-22, e poi c'è andata una certa Saragotti in battuta, ha fatto due ace consecutivi, niente male perché batti decisamente bene, qua stiamo vedendo le immagini di festa della conclusione del match, speriamo di vedere delle azioni perché Roberto Scaricaciottoli le ha montate, ecco qua la festa finale però. Noi vogliamo vedere Saragotti in azione. Sara, sai quanti punti hai fatto? Sei stata la più redditizia, 19 ufficiali, io ne avevo contato anche uno in più, con 4 ace, Luciano, un bel dato, 4 ace, una sola battuta sbagliata su 28 che le hai eseguite, quindi niente male. Per quanto riguarda l'attacco... Una bella continuità. Certo. L'attacco, sì, non è una percentuale altissima, complessivamente non la dico. Scherzo, dai, 35 con un muro vincente anche, però è chiaro che la migliore Saragotti noi la dobbiamo ancora vedere perché tu hai delle percentuali del tuo curriculum precedente altissime. Ci vuoi dire qualche cifra magari se te la ricordi? Sì, vabbè, ma cifra a parte, comunque è una settimana che mi alleno, passato, quindi passato. Sì. E ho cercato di mettere in campo tutto quello che avevo, se non arrivavo fisicamente, perché comunque non sono al top, ho cercato di dare altro, vuoi appunto la battuta, cercare di tenerla, cercare di essere concentrata, fare magari qualche palletta, insomma, l'importante comunque è il risultato, poi vincere, poi arriverò anch'io. Voi vi siete un po' ripetute nel terzo set, nel senso che eravate avanti, anche io adesso mi sono appuntato 20-17, sembrava chiusa la partita qui, un po' come è successo alla Sieco, invece avete voluto emulare i cugini maschietti e vi siete fatti raggiungere fino al 22-23, poi anche 23 pari, e poi dice vabbè un set glielo concediamo anche perché per il pubblico, ecco per lo spettacolo, così per allungare un po' il brodo. E poi invece addirittura 10 avete lasciato le ragazze Lazzaro, che non sono poi così scadenti, c'è la Campolo che è molto brava, anche l'Aquino, insomma sono due o tre elementi da non sottovalutare, c'è anche esperienza, la Postiglione, quindi ci sono alcune giocatrici di qualità, l'Aquino addirittura 18 punti, 12 la Campolo. Prima si parlava anche nell'intervista di Luisiana, con la Sofia Spadoni che va molto bene con le fast perché ne ha realizzate ben 6 su 10 punti complessivi, è un giochino che le riesce, una volta sola l'hanno murata. Sì, Spado, è molto rapida, molto veloce nell'esecuzione. È devastante, anche lei secondo me ha ancora molto molto margine, però ha una bella botta sulla fast assolutamente. Sì, poi ha la capacità di eludere il muro quando se lo trova di fronte, e quindi tant'è vero che l'attacco c'ha un 43%, non da sottovalutare. Forse qualcosina in più dovrebbe fare a muro, ma dovreste fare un po' tutti a muro, perché 4 muri complessivi, non è che parlo di muri vincenti naturalmente, il muro difesa è andato meglio,
complessivamente. Muro vincente, 4 è un dato che non ci piace, giusto Luciano? Sì, sì, dobbiamo sistemare un attimino i tempi di Muro, perché alla fine esatto. La fisicità ce l'abbiamo, però siamo sempre un po' in anticipo sul salto, quindi di conseguenza la prendiamo scendendo e ci sbrodoliamo. Fa sempre parte un po' di quegli errori stupidi che ti dicevo prima, perché qua basta davvero un po' di attenzione in più, un po' di allenamento in più e possiamo sicuramente migliorare il numero di muri. Sì, tra l'altro ho rampognato io, Galiero, Simona, perché la conosco molto bene dopo quello che ha fatto l'anno scorso, che è stata una giocatrice determinante per la promozione, soprattutto nelle partite chiave, vedi il Gran Derby con l'Orsogna, dove abbiamo dato un numero pazzesco di muri. Simone, tu non ci arriverai mai, siamo alle percentuali bulgare, come si dice, addirittura. Allora, Simona ottimamente in attacco, un 83% addirittura, 10 attacchi vincenti su 12. Un solo muro, ha detto Simona, così non va bene. Naturalmente scherzo, simpaticamente, però per come la conosco è chiaro che deve fare di più sì, a muro. Sì, ma lo sa anche lei, può assolutamente perché dare di può più, fare. Anche perché è fuori coi gomiti, quindi voglio dire, arriveranno, vedrai. Ho rivisto una bravissima Bea, come la chiamate voi, Beatrice Giroldi, ha fatto anche un punterello. Giocato un'ottima gara dopo quella deludente invece con l'Altino, l'abbiamo detto in maniera piuttosto chiara, dove giocò un ottimo primo set, dopodiché non fu la regista che conosciamo, di un altro livello, di un'altra categoria. No, anche Bea ci troviamo tutti molto bene, poi a parte la parte tecnica, tattica, è una presenza molto positiva all'interno del campo, è grintosa e soprattutto cerca di far entrare in partita tutte le sue attaccanti, che non è così scontata come cosa, però cerca di tenerci tutte, parla tanto, ci dà dentro in difesa, anche a muro, non è alta, però cerca di fare il suo, è una giocatrice molto importante, poi palleggio, però... Palleggio pulitissimo, silenzioso, palleggi veloce da qualsiasi posizione, anche molto scomode perché la ricezione talvolta lascia da desiderare, più di talvolta, però Beatrice è stata veramente molto brava. Quell'esperienza che manca invece a una giocatrice che io terrei veramente d'occhio, perché Ramona WR, come la definisce Giuseppe Mrozek, e Ramona Ricchiuti, è una ragazza molto interessante. Altro che sì, attenzione, perché ha fatto bene a rimanere in quest'orbita della B1. Ramona, perché le occasioni sicuramente capiteranno anche a lei, ha una forza fisica dirompente, ha fatto 2 punti con un muro, Vincenzo ha fatto anche un altro alla fine, l'arbitro esatto, se l'ha inventato l'arbitro quel fallo alla fine, non ho capito, vabbè, comunque insomma niente da dire sull'arbitraggio, per carità, però voglio dire, Ramona è veramente molto molto brava, è una ragazza che giustamente inserisce spesso per alzare il muro, ma ha delle capacità notevoli, poi mancina, quindi ha delle virtù da non sottovalutare. Assolutamente. Se ci crederà, questa ragazza troverà il suo spazio e farà ottime cose. Io mi sono dimenticato, l'ho fatto apposta naturalmente, di 2 elementi che io ritengo fondamentali, cioè le 2 bande che sono una Kulianic, una capitana che si adatta a tutto, l'hai detto anche tu, ti ha sostituito egregiamente, a parte i 13 punti, anche con un ace. Non male la parte difensiva, 57-24, bene anche Valentina Torrese, è stata ospite alla Domenica Sportiva, 67-46, Valentina la conosciamo, sappiamo quanto sia brava, ma della Kulianic abbiamo detto tante cose. Monica Destini è stata qui invece, la conosci molto come bene, no? Luciano, me l'aveva promesso, ha detto siccome io con l'Altino ho giocato male, un'auto accusa, ha detto devo riscattarmi contro Lazzano, è stata di parola, partenza così così, dopo è esplosa, è cresciuta, ve ne sarete accorti anche voi in campo, 38% complessivo anche con un muro, 56-28 in difesa, ma la bellezza di 18 punti, dopo di te è stata la migliore realizzatrice, giocatrice sì, molto importante. Lei ha un per potenziale voi. Incredibile. E anche lei magari deve stare un po' più come tutte, un po' più concentrata in certi frangenti, però è assolutamente importantissima per noi, soprattutto in fase d'attacco. Per quanto riguarda Kulianic, 13 punti, ma ti dico che è una che ci dà un equilibrio pazzesco all'interno del campo. Una ragazza molto intelligente, sveglia sì, e leader. Assolutamente sì, è un esempio, Michela.
Che ne dici di Monica Luciano? Beh, anche l'altra volta non ne abbiamo parlato, anche del beach volley, ma beach volley, la conoscono sì, un po' tutti. È una ragazza che vabbè, un'esperienza. Ha detto che ormai si riposerà però il prossimo anno, non l'ha detto in diretta, ma l'ha detto sì, bassa voce, sì. Bene. Quindi continuerà soltanto con la pallavolo? Sì, così pare. E vabbè, è una giocatrice che comunque in Serie B fa la differenza, cioè c'è poco da dire. Fa gruppo, porta la sua lunga attività a servizio della squadra, ma poi con un tecnico come Giorgio Nibbio le sue caratteristiche saranno ancora più evidenziate, perché Nibbio, l'ho visto l'anno scorso, è un allenatore che riesce a tirar fuori parecchio da ogni singola giocatrice, è quello che ti dicevo prima, il fatto che l'allenatore esterno, eccetera, perché è un allenatore che si è documentato, che si è voluto, che si è ovviamente confrontato, per cui ha portato questa esperienza e ben ha fatto Chieti a fargli un contratto a lungo termine, perché è un allenatore sul quale la società giustamente ha investito. Un'operazione giusta. Società travagliatissima dal punto di vista dell'organizzazione logistica, perché sì, è ancora in sofferenza. Tuttora vi allenate dove capita questa settimana? Dove c'è libero? Al Palatricale? No, sì, a parte gli scherzi, sì, ci alleniamo al Palatricale, adesso ci stiamo allenando anche al Palateate, però insomma continuare a cambiare suolo, continuare a cambiare orari, non avere mai punti di riferimento. Certo, bravo, esatto. Insomma, vuol dire che da tre mesi ormai, non è un giorno. Sì, da quando abbiamo iniziato il 27 agosto. Speriamo che si risolva prima possibile e si torni al Colle dell'Ara, dove tra l'altro si è giocato il campionato scorso, perché questa storia deve assolutamente finire, abbiamo parlato anche l'altra volta, speriamo che i vari amministratori eccetera siano vicini alla squadra fino in fondo e si trovi un accordo con l'altra società convenzionata prima possibile. Questo strazio deve finire, anche perché le aspirazioni sono tante e voi vorreste arrivare ai Playoff. Era un completamento, grazie. No. Mancava solo l'ultima parola. Credo che siamo tutti d'accordo, Luciano. Ma sì, è una squadra costruita per fare bene, insomma. Beh, quindi certo. Per puntare, obiettivo di stagione, quello di arrivare ai playoff. Quindi, però il problema logistico, come dice lei, è ovviamente predominante, perché non avendo quei cosiddetti punti di riferimento, quindi cambi l'impianto, cambi il parquet o il Taraflex che dir si voglia, eccetera, comunque stai in difficoltà. Come giocare a... Oh, il Palatricale è meraviglioso, mi piace tantissimo, il parquet è super, sì. Poi, uno dei più belli d'Europa è stato definito addirittura. Ah beh, sì, ci credo. E guarda che la società punta molto su un elemento che si chiama Saragotti, cioè uno degli elementi cardine su cui hanno basato la forza di questo complesso. Sei consapevole, Sara? Io sono qua per far bene, sì. Cercherò di portare tutto quello che posso, beh, sono a posto, quindi sicuramente più in fase di attacco, muro battuta, do il mio anche in difesa. È la tua grande esperienza anche questo. Ce l'aspettiamo tutti. Adesso passiamo agli altri risultati per poi chiudere anche con l'Impavida. Passiamo alla B2 femminile, dove la Rabona ha perso su un campo difficilissimo con quello dell'Oria, solo 3-2, 25-19, poi vinceva 2-1, 24-26, 29-31 alla squadra del bravo Giacomo Cesarone, che poi ha perso purtroppo il quarto e quinto set a 19-9 naturalmente al tiebreak. Gli altri risultati: Castellaneta Mesagne 0-3, Castellammare di Stabia Napoli 3-0, Benevento Noci 0-3, Offida San Salvatore Telesino 2-3, Trani Pagliare 3-0, Nola Batti Pagliese 3-1. La classifica: Castellammare di Stabia, Noci e Mesagne 12 punti, 11 San Salvatore Telesino, Oria 8 punti, Pagliare, Castellaneta e Trani 6, Arabona 4 punti, Napoli e Nola 3, Offida 1 punto, Benevento e Batti Pagliese 0 punti per la squadra di Manopello Scalo, 9 punti di Lisa Mancini, 2 la Maria Carla Scudieri, Coletta 7, Bruni 14, Nubile 7, Di Silvestre 1 punto, Elena Dodi mostruosa, 32 punti. Grande Elena. Bravissima Elena, ma lo sapevamo, non è una novità. Per le ragazze invece pugliesi, Liguori 26, la famosa Liguori, e Bruno 20 punti. Adesso passiamo ai risultati della C
regionale C maschile, quarta giornata anche qui, Montesilvano Termoli 3-1, Teramo Segortona 1-3, Berucci L'Aquila Jurassic Chieti 3-0, Alba Cordigeri 3-0, Teate Avezzano 0-3, Alba 12, Termoli Sieco e Montesilvano 9 punti, Bellucci e Jurassic 6 punti, Avezzano 5, Teate 3, Teramo 1 punto, Cordigeri 0 punti. Per quanto riguarda il femminile, Rosseto Montorio contro Teramo nel derby 3-0, Unione Ortona Montesilvano 3-0, Giulianova San Gabriele 3-2, 3-2 anche tra D'Annunziana e Nereto, 2-3 tra Penne e Pratola, 1-3 tra Torrevecchia e Gada Pescara 3 che conduce la classifica in posizione solitaria, Cus, L'Aquila, Lanciano 3-0, Gada Pescara 3 del solito Mariotti, 12 punti, punteggio pieno dopo 4 giornate, Giulianova perde un punto a contatto con il Gada, 11 punti, Cus, Aquila 9 punti, Pratola 8, Unione Ortona Montesilvano, Torrevecchia Teramo, Rosseto Montorio 6 punti, Penne San Gabriele 4, D'Annunziana 3, Lanciano 2, Nereto 1. Sarà bella questa lotta tra la squadra di Mariotti e quella del Press Montesi, squadra neo-retrocessa. Bene, abbiamo ancora circa 3 minuti, vediamo il prossimo turno insieme. Domenica 17 novembre, dunque Sieco Ortona contro l'Olimpia Bergamo alle ore 18 al Palasport Ortonese, ne parleremo fra un attimo. In B maschile sabato 16 novembre Terni Paglieta alle ore 21, domenica 17 novembre torna in casa il Bruita Lipineto ospitando il Foligno alle 17.30 al Pala Santa Maria. In B1 femminile sabato 16 novembre voi riposate, esatto. Ci voleva anche per il tuo piede, Orsogna Palmi alle ore 16 al Palasport, l'anticipo di 2 ore per questioni legate al Pala, mentre l'Altino Tenaglia giocherà domenica 17 contro la Torrese alle ore 18 all'impianto di Vallenzuca a Francavilla. In B2 femminile domenica 17 novembre la Rabona in casa contro il Nola alle ore 18 al Palastaccioli di Manopello Scalo. Allora, capitano, voi avete, a parte il Bergamo, dopo Bergamo, 5 turni terrificanti con tutte le prime, cioè quelle del gruppone, che, delle prime, insomma, quelle che stanno alle vostre spalle. Ricordo, 24 novembre Sieco-Siena, lo dico in anticipo, perché avete 2 gare consecutive in casa, 17 e 24 novembre, sempre alle 18 al Palasport. Il 1 dicembre andrete a Castellana Grotte, l'altro Castellana, l'8 dicembre ospiterete il Brescia di Cisolla, il 15 dicembre andrete sul campo del Santa Croce e ancora una trasferta il 22 dicembre sul campo del Calci. Che dobbiamo fare? Dobbiamo fare più punti possibili. No, partiamo da Bergamo, che è sicuramente è una squadra costruita per stare in alto. Adesso ha incontrato già diverse squadre forti come Siena, Calci, quindi magari a 5 punti per quello, però Bergamo sarà una bella prova per noi. Quindi 5 più 1, 6 partite toste. Là, sì. No, noi siamo pronti. Noi siamo pronti perché adesso siamo in fiducia, quindi non vediamo l'ora in realtà che arrivi domenica per confrontarci con Bergamo e poi con Siena e poi a seguire. Parola di capitano. Certo. Che cosa ha di buono questa squadra al di là della classifica? Allora, partiamo dal primo punto, che è la panchina, che è una panchina lunghissima dove abbiamo ogni ruolo ben coperto. Stavamo dicendo prima con Sesto, novità, vero, che Luciano, è un gran passato, centrale, certo. Con lo stesso Dario che sostituisce Marx, Astarita che ogni volta che è chiamato a entrare per qualcuno gioca bene, quindi noi siamo tranquilli sotto questo punto di vista. E poi il gioco è l'arma vincente, perché noi stiamo giocando bene, stiamo ricevendo bene, quindi poi Pedron ha delle mani fantastiche, quindi siamo, lo sappiamo. Siamo completi, una squadra completa. Il tempo è scaduto, però Luciano, in una battuta, può arrivare lontano questa Sieco Service in Paio d'Ortona secondo te? Dunque, diciamo così, semplifichiamo, tra le prime 4? È una professione proprio di grande ottimismo. Sì. Ah, di grande ottimismo. Perché alla fine i valori veri usciranno. Ci sono, quindi Siena, Calci, Santa, sì, Croce, secondo me hanno qualcosa in più. Vabbè, capità, allora rispondiamo al nostro Luciano, dice guarda, tu dici così, ma noi la pensiamo diversamente. Noi siamo pronti per rimanere là in alto. Io dico dal terzo al quinto posto, mi prendo questo spazio. Voi invece arriverete dove? La prossima ce l'avete in casa, vero? Dopo la pausa. Sì, la prossima in casa al Tricale, confermato. E contro Modica. Modica, mi ricordo bene, dove c'è Fabiola Ferra. Sì. Esatto.
Più in alto possibile, io sono scaramantica, quindi i pronostici quindi già mi sono un po' sbilanciata. Napoletane, vabbè, altro che Bergamo. Va bene. No, ma adesso Sieco Bergamo ti ferai per la Sieco, voglio sperare, non è che... Vado a Bergamo questo weekend, non mi fermo. Quindi da lontano per chi tifi? Non per ci Bergamo, provare, non ti invito più. Per Bergamo. Per Bergamo? No, 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 scherzo. Va bene, io ringrazio Luciano Ippoliti, grazie a te, Sergio, il giornalista del Messaggero, Saragotti, opposto. Restaurato e finalmente in palla per quanto riguarda la Tiatina, Cornetti.it Chieti, e ci aspettiamo il massimo possibile dal nostro capitano, che adesso ha imparato il muro, ormai fermerà il mondo intero. Grazie a Michele Simoni, grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Dino D'Angelo, appuntamento al 20 novembre sempre alle 22 con Palla a Volley, quinta puntata. Buonanotte.